Anch'io, anzi, sono contento di essere nato per fare questo. Da quando ero bambino mi piaceva tantissimo l'architettura che ho visto poi qui a Palazzi. Quindi mi è sempre piaciuto disegnare queste cose qui. E per noi è un motivo di ulteriore orgoglio averlo qui accanto a lui, il signore Lanzai, a parte il nostro Giovanni Panteri, il nostro interprete, il suo segretario. Io faccio una domanda e poi lascio la parola a voi, e direi che con le foto possiamo anche chiudere, così almeno riusciamo a proseguire in modo più ordinato, ok? E lasciare spazio a tutti. È uno degli artisti che ha fatto più sognare la mia generazione, e non soltanto la mia generazione, che continua a fare sognare con le sue creazioni. Ha una carriera lunghissima, ricca di successi, ma come si riesce, la domanda è come si riesce a mantenere, continuare a ispirare diverse generazioni nel corso del tempo, mantenendo sempre la qualità. Sì, in realtà anch'io ho fatto tanti errori, ma credo che ho sempre un livello così alto, così però ho sempre pensato di disegnare quello che mi piaceva. Studiavo molto la storia, mi interessava molto la storia, e quindi la storia dell'Europa e già dalla scuola elementare. Guardavo molto le riviste, le fotografie, e spesso disegnavo quello che sognavo. Quando guardavo le riviste sognavo tutte queste architetture che mi piacevano, che avevo visto, e poi le mettevo nei miei disegni. Quindi mi sognavo molto i posti, i luoghi europei, la storia, tutto quello che avevo visto e che leggeva, che mi piaceva. E semplicemente ho rimesso su carta quello che ho sempre desiderato.